Monte dei Paschi di Siena negli ultimi 20 anni ha bruciato 60 miliardi di euro, 4 volte il crack della Parmalat, e la sua lenta agonia è iniziata il 17 marzo del 2008, quando il governatore della Banca d'Italia ha firmato la delibera per acquistare Banca Antonveneta, una banca che già era fallita, come si vedeva dalle ispezioni della Banca d'Italia. Quindi adesso, per salvare questa banca, c'è un'unica possibilità, quella che si prenda tempo con l'Europa e diventi una grande banca pubblica di investimento, anche perché il neoliberismo dittatoriale, quello che vuole il far west del mercato e il globalismo delle povertà, che ha creato ricchezze da una parte, povertà per il 99% della popolazione, è fallito. Il liberismo è fallito. Bisogna che questa banca ritorni pubblica e non serva solo i soliti noti, ma serva il paese, l'economia. Si può fare, esiste nei trattati questa possibilità, spero che il Premier Draghi faccia questa occasione, colga questa occasione.